Ai piedi delle Alpi, nel sud della Germania, si trova un grande lago chiamato Ammersee. Le sue coste sono punteggiate da piccoli villaggi secolari dove le famiglie benestanti di Monaco acquistano le case per le loro vacanze e i turisti bevono birra nei ristoranti sulle rive del lago. All'estremità nord si trovano due villaggi, Echin an Ammersee e Schondorf, a meno di 2 miglia di distanza. A separarli c'è una foresta di abeti che attrae cacciatori, corridori e appassionati di mountain bike. Alla fine dell'estate del 1981 questa tranquilla località fu teatro di uno dei crimini più inquietanti e controversi del dopoguerra in Germania. Ursula Hermann era la più giovane di 4 fratelli. Appassionata di musica, suonava il pianoforte con suo fratello maggiore Michael. Quel giorno, nel tardo pomeriggio, andò a lezione di ginnastica a Schondorf, pedalando attraverso la foresta lungo il sentiero in riva al lago. Finita la lezione, si recò a casa di sua cugina, dove rimase a cena. Alle 19:20 la madre di Ursula chiamò la zia per dirle che sua figlia doveva tornare subito a casa. Le ombre si stavano allungando, ma c'era ancora luce e il giro in bicicletta sarebbe durato solo 10 minuti. Mezz'ora dopo la bambina non era ancora arrivata a casa. Sua madre chiamò di nuovo la zia che disse che Ursula era partita 25 minuti prima. Entrambe capirono subito che qualcosa non andava. Il padre di Ursula si precipitò nella foresta partendo da Echin e suo zio fece lo stesso dalla parte opposta, ovvero da Schondorf. Si incontrarono in mezzo, lungo il sentiero. Il nome di Ursula risuonò attraverso il bosco all'imbrunire, più volte, ma nessuno rispose. Nel giro di un'ora, vicini, polizia e vigili del fuoco si unirono alla ricerca. I raggi delle torce penetravano l'acqua e il fitto sottobosco. Con l'avvicinarsi della mezzanotte e la pioggia che cadeva, un cane da fiuto portò uno dei poliziotti lontano dal lago, nella boscaglia. Lì, a 20 metri dal sentiero, c'era la piccola bici rossa di Ursula, ma di lei nessuna traccia. Alle prime luci dell'alba la ricerca si intensificò, decine di persone erano sulle tracce di Ursula indossando impermeabili e stivali di gomma. Gli uomini perlustrarono palmo a palmo la fitta foresta al confine della quale si trovava Landheim Schondorf, una costosa scuola privata fondata nel 1905 e frequentata dall'élite politica e imprenditoriale della Baviera. Mentre un elicottero si alzava in volo sopra di loro, una barca della polizia e dei sommozzatori si tacciavano le secche del lago. La radio locale cominciò a diffondere la notizia della ragazza scomparsa in quella parte del paese solitamente tranquilla. Ursula Hermann era alta 1,43 m con corti capelli biondi. Al momento della scomparsa indossava un cardigan di lana grigio e sandali rosso-marroni. Era figlia di un insegnante di una casalinga. Il giovedì mattina, 36 ore dopo la sparizione della bambina, squillò il telefono in casa Herman. Quando i genitori di Ursula risposero, dopo un iniziale silenzio si sentì un breve jingle dal suono familiare. Era il bollettino del traffico di una radio locale. Seguì un altro attimo di silenzio, poi di nuovo il jingle, prima che il chiamante riattaccasse. Altre 3 chiamate simili, sconcertanti e sinistre, seguirono per diverse ore. Una squadra del dipartimento di polizia locale all'interno della casa degli Herman iniziò a registrare le chiamate. Il giorno dopo, verso le 11, il postino consegnò una busta indirizzata al padre di Ursula, contrassegnata come urgente. Dentro c'erano una richiesta di riscatto composta usando lettere e parole ritagliate dai giornali scandalistici. Abbiamo rapito tua figlia. Iniziava così il messaggio in un tedesco stentato. Se la vuoi rivedere di nuovo viva, allora paga 2 milioni di marchi tedeschi. I rapitori, aspettandosi che la lettera arrivasse un giorno prima che iniziassero le chiamate, spiegarono che avrebbero telefonato agli Herman usando un jingle come segnale di chiamata. Di solo se pagherai o no, se chiami la polizia o non paghi, uccideremo tua figlia. Quando il telefono squillò quel pomeriggio, la madre di Ursula, dopo aver sentito risuonare il jingle, accettò subito di pagare il riscatto. La donna chiese una prova che sua figlia fosse viva. Chiese ai rapitori quali erano i soprannomi dei due peluche della bambina. Quando i rapitori non risposero, la madre, alzando il tono della voce, disse loro: «Parlami, dimmi qualcosa, qualcosa di Ursula!»
Quella stessa sera i rapitori inviarono una seconda lettera arrivata lunedì 21 settembre con istruzioni curiosamente specifiche riguardo al riscatto. Volevano che i soldi fossero pagati in banconote da 100 marchi usate, imballate in una valigia. Dovevano essere consegnati in un luogo ancora sconosciuto al padre di Ursula, che avrebbe consegnato i soldi guidando da solo una Fiat 600 gialla senza mai superare la velocità di 90 km orari. A differenza di altri residenti di Eching e dei genitori degli alunni del collegio di Schondorf, gli Hermann non erano ricchi. Erano stati in grado di costruirsi una casa vicino al lago solo perché il bisnonno di Ursula aveva acquistato dei pascoli lì qualche decennio prima. Un amico di famiglia si offrì di raccogliere una parte dei soldi mentre il resto lo mise lo Stato. Gli Hermann aspettarono disperatamente ulteriori istruzioni che non arrivarono più. Nessuna lettera o chiamata arrivò mai. Né la polizia riuscì a raccogliere qualche utile indizio. Passarono altre 2 settimane. Gli investigatori decisero di perlustrare di nuovo la foresta. Furono così radunati più di un centinaio di uomini tra poliziotti e vigili del fuoco, con 10 cani molecolari. La parte da controllare era molto vasta, per cui si decise di dividerla in 4 parti e ogni quarto in altrettante piccole griglie. Le squadre iniziarono a perquisire ogni griglia usando dei metal detector per sondare il terreno. Al 4º giorno di ricerche avevano perlustrato la maggior parte della foresta. Ursula era scomparsa da ben 19 giorni. Le speranze di trovare la bambina viva si riducevano sempre di più. Alle 9:30 si sentì un grido provenire da una minuscola radura a circa 800 metri di distanza dal sentiero del lago. Uno dei poliziotti aveva colpito qualcosa di solido mentre sondava il terreno. Un suo collega si precipitò sul posto dopo aver pulito le foglie e raschiato uno strato di argilla, scoprì una coperta marrone che copriva un asse di legno. Lo rimosse e scoprì una seconda tavola che sembrava essere il coperchio di una scatola. Era 70x60 cm, le dimensioni di un tavolino da caffè, dipinto di verde e bloccato dall'alto con 7 bulloni scorrevoli. Usando una vanga forzò il coperchio e sbirciò all'interno, e quello che vide lo fece sobbalzare all'indietro. Dentro il contenitore di legno c'era il corpo senza vita di una bambina in posizione fetale. Era Ursula Hermann. Il poliziotto rimose completamente la copertura, poi prese in braccio quel corpicino e lo sistemò su una coperta distesa nel terreno. Quando si sollevò, l'uomo non riuscì a trattenere le lacrime. 2 detective furono inviati a dare la notizia ai genitori della bambina a casa loro, a pochi passi di distanza. Mentre sua madre era troppo sconvolta per fare qualsiasi domanda, suo padre chiese ripetutamente se sua figlia fosse stata ferita prima della sua morte. Uno dei 2 detective fece cenno di no col capo. L'autopsia concluse che Ursula era morta da massimo 5 ore quando venne sepolta, ma poiché non c'era alcun segno di lotta o movimento all'interno della scatola, i medici pensarono che fosse stata sedata in anticipo, probabilmente con del protossido di azoto. Sembrava che i rapitori avessero pianificato di tenere in vita Ursula. La scatola profonda 140 cm era dotata di un ripiano e di un sedile che fungeva anche da WC ed era rifornito con 3 bottiglie d'acqua, 12 lattine di Fanta, 6 grandi tavolette di cioccolato, 4 confezioni di biscotti e 2 confezioni di gomme da masticare. Nel contenitore di legno c'era anche una piccola raccolta di 21 libri, dai fumetti di Paperina ai western, romanzi rosa e thriller con titoli come The Horror Larks Everywhere. C'era anche una luce, una radio portatile sintonizzata su Bayern 3, la stessa stazione che trasmetteva il jingle del traffico. Per consentire a Ursula di respirare, la scatola aveva un sistema di ventilazione realizzato con tubi idraulici in plastica che si estendeva fino al livello del suolo. Ma chiunque l'avesse progettata non aveva previsto che senza un meccanismo per far circolare l'aria l'ossigeno si sarebbe esaurito rapidamente. La polizia credeva che stessero dando la caccia a più di un rapitore. Le dimensioni e il peso della scatola infatti avrebbero richiesto almeno 2 persone per trasportarla nel bosco.
Chiunque fossero dovevano conoscere bene la foresta poiché avevano scelto un luogo remoto al suo interno e avevano evitato di attirare l'attenzione mentre scavavano la buca e aprivano sentieri attraverso la fitta boscaglia. A Eching e nei villaggi vicini, i genitori che in precedenza avevano lasciato liberi i propri figli ora erano terrorizzati all'idea che restassero da soli anche solo per un minuto. Lo shock venne amplificato dalla grande copertura mediatica della stampa tedesca. Il giorno del funerale della bambina, dopo aver subito molte vessazioni da parte dei giornalisti, il fratello di Ursula, Michael, un timido diciottenne, perse le staffe con un fotografo che gli teneva una macchina fotografica proprio davanti al viso. Lo spinse via facendolo cadere a terra. Nel disperato tentativo di trovare i colpevoli, la polizia offrì una ricompensa di 30.000 marchi per le informazioni. Un nome che venne fuori fu quello di Werner Masurek, un uomo di 32 anni che viveva con la moglie e i due figli a poche centinaia di metri dalla famiglia Hermann. Era un meccanico d'auto qualificato che aveva lasciato la scuola a 15 anni e ora gestiva la propria attività di riparazione di televisori. Masurek era bravo con le mani. Aveva un aspetto imponente, era alto, con la pancia pronunciata e sporgente di un bevitore di birra e tutti a Eching lo conoscevano come un tipo irascibile. Era anche pesantemente indebitato con una banca per più di 140.000 marchi, quindi avrebbe avuto anche un movente. Interrogato dalla polizia una settimana dopo il ritrovamento del corpo di Ursula, Masurek inizialmente non riuscì a ricordare i suoi movimenti la notte in cui la bambina scomparve. Gli ci vollero 24 ore per fornire un alibi. Disse agli investigatori che stava giocando a risico con sua moglie e due amici. Le successive perquisizioni in casa sua e nel laboratorio non rivelarono nulla che lo collegasse al delitto. Più tardi quel mese la squadra forense che esaminava la scatola trovò un'impronta digitale su un pezzo di nastro adesivo, facendo sperare in una svolta del caso. A migliaia di persone del posto, tra cui Masure, che furono rilevate le impronte digitali, ma non venne trovata alcuna corrispondenza. Nonostante tutto, la polizia sospettava ancora che l'uomo fosse coinvolto. Alla fine di gennaio 1982 lo arrestarono insieme a due suoi amici e li interrogarono per diversi giorni prima di rilasciarli. Un mese dopo, un altro dei conoscenti di Masurek fu sentito dagli investigatori. Klaus Pfaffinger era un meccanico disoccupato con problemi di alcolismo. Il suo padrone di casa aveva detto alla polizia che nelle settimane prima del crimine aveva visto il suo inquilino guidare il suo motorino con una vanga legata su un lato. Pfaffinger inizialmente protestò la sua innocenza, ma il secondo giorno dell'interrogatorio, quando gli inquirenti si presero una pausa e lui era solo con un poliziotto, disse una cosa sorprendente. E se so qualcosa? Quando gli agenti ripresero l'interrogatorio, Pfaffinger disse loro che Masurek gli aveva chiesto di scavare una buca nella foresta all'inizio di settembre del 1981, promettendogli il pagamento di 1.000 marchi e un televisore a colori. L'uomo dichiarò di aver scavato il buco e in seguito di aver visto una scatola incorporata all'interno. Convinti di aver risolto il caso, i detective portarono Pfaffinger nella foresta che separava Eching e Schondorf. Gli chiesero di condurli al luogo di sepoltura. Con loro sgomento, non solo non fu in grado di localizzarlo, ma neanche di avvicinarsi. Tornato alla stazione di polizia, ritrattò tutto quello che aveva confessato. In seguito ci furono almeno altri 10 interrogatori, ma l'uomo si rifiutò di ripetere la sua confessione e alla fine fu rilasciato senza accuse. Nell'estate del 1982, dopo che il suo nome fu diffamato, Masurek si stava preparando ad allontanarsi da Eching con la sua famiglia. L'investigatore capo che aveva cominciato le indagini fu sostituito e la rete investigativa venne estesa. Circa 100.000 poster a colori che richiedevano aiuto per le indagini furono distribuiti a livello nazionale. Un programma televisivo tedesco, Unsolved, che avrebbe ispirato i programmi Crime Watch della BBC e America's Most Wanted, presentò un lungo documentario sul caso di Ursula Herrmann. La nuova squadra di polizia trovò ulteriori indizi sul modus operandi dei rapitori, incluso un filo che avevano nascosto tra gli alberi lungo il sentiero in riva al lago. Il cavo serviva da sistema di allerta durante il rapimento.
Le indagini su altri sospettati non portarono mai a nulla e alla fine degli anni Ottanta gli investigatori abbandonarono il caso. In tutta la Germania la maggior parte delle persone ricordava ancora lo scioccante caso irrisolto della bambina di 10 anni sepolta viva nella scatola di legno. I genitori e i fratelli di Ursula fecero del loro meglio per andare avanti, sebbene fossero profondamente addolorati per la bambina, che ricordavano come una ragazza intelligente ed energica che amava cantare e dipingere, non rilasciarono più dichiarazioni alla stampa. Poco dopo la morte della loro figlia più piccola, i genitori avevano deciso consapevolmente di non lasciare che la caccia ai rapitori consumasse la famiglia o che la tragedia sconvolgesse le loro vite. Senza alcun colpevole da incriminare, cercarono di considerarlo come un terribile incidente. Fu più difficile per la madre di Ursula, che viveva col rimorso di non essere andata a prendere sua figlia a casa di sua cugina quella sera. Il padre e la sorella della bambina si appoggiarono alla loro fede cristiana per cercare di trovare un minimo di conforto. Suo fratello più giovane alla fine cominciò a praticare il surf per distrarsi. Michael, il fratello maggiore che era all'ultimo anno di scuola al momento del delitto, stava suonando a casa di un amico la notte in cui Ursula sparì. Quando sua madre lo chiamò in preda al panico dicendo che la sua sorellina era scomparsa, si precipitò a casa e si unì alla ricerca nella foresta. Fu devastato quando il corpo di sua sorella venne trovato. Poi, piano piano, si rese conto di dover imparare a convivere con quel dolore. A metà degli anni 2000 l'Ufficio Statale per le Indagini Penali bavarese riprese in mano i molti casi irrisolti, tra i quali il rapimento di Ursula Herrmann, che ormai era apparso 3 volte in una trasmissione televisiva. Il fatto che non avessero trovato un colpevole rappresentava una macchia sulla reputazione della polizia e della magistratura locali. I pubblici ministeri speravano che lo sviluppo della medicina legale nei 2 decenni precedenti potesse aiutarli ora a risolvere il caso. Le prove dell'indagine originale, comprese le lettere inviate dai rapitori e la scatola, furono accuratamente riesaminate. Vennero analizzati i reperti di capelli dai quali gli esperti forensi furono in grado di ricostruire i profili del DNA di diverse persone. Questo sembrò dare una svolta al caso di Ursula Herrmann. Un campione genetico recuperato da una vite sulla scatola corrispondeva a quello trovato su un vetro in un attico di Monaco di Baviera. L'immobile era di proprietà di una donna benestante che fu brutalmente uccisa lì nel maggio del 2006. Ma l'eccitazione della polizia fu di breve durata. Sotto processo per l'omicidio di Monaco c'era il nipote della vittima, che aveva solo pochi anni quando Ursula fu rapita. Dopo approfondite indagini forensi, i giudici stabilirono che non era possibile collegare i 2 crimini e il nipote fu condannato per l'omicidio di Monaco. Come si sia verificata la corrispondenza con il campione del caso Herrmann rimane un mistero, sebbene molto rari, a volte si verificano errori nella profilazione genetica. Per i pubblici ministeri che si occupavano del caso di Ursula il tempo stava per scadere, l'imputazione prevista per la morte della bambina infatti non era omicidio, ma piuttosto un rapimento con conseguenze mortali, un crimine che comportava la prescrizione una volta trascorsi 30 anni. Ancora 5 anni e i responsabili l'avrebbero fatta franca. I magistrati ripresero dunque in mano i fascicoli degli anni Ottanta per riesaminare i principali sospettati. Klaus Pfaffinger, il disoccupato che affermò di aver scavato la fossa per poi ritrattare tutto, era nel frattempo morto. Ma Werner Masurek era ancora vivo, si era trasferito con sua moglie nel nord della Germania dove gestiva un'attività di accessori per barche e con un amico il martedì sera uno snack bar. Nel 2007 Masurek fu sorvegliato a lungo e un ufficiale sotto copertura venne inviato per fare amicizia con lui. La polizia installò dei dispositivi di registrazione ambientale nella sua auto e in casa e tenne il suo telefono costantemente sotto controllo. Nell'ottobre di quell'anno la sua casa fu perquisita e gli fu chiesto di fornire un campione di saliva. Non corrispondeva a nessuno dei profili genetici trovati sulla scatola. I pubblici ministeri avevano ancora una speranza. Tra gli oggetti presi dalla casa di Masurek durante la perquisizione c'era un vecchio registratore a bobine. Nelle telefonate ai genitori di Ursula, nei giorni successivi alla sua scomparsa, i rapitori avevano registrato un jingle. Era possibile che quel dispositivo fosse stato usato per registrare dalla radio tanti anni prima?
Un tecnico del suono che aveva accesso alle registrazioni originali delle chiamate del 1981 trascorse alcuni mesi a fare test sul registratore, concludendo che era stato effettivamente utilizzato nel rapimento. Il 28 maggio 2008, quasi 27 anni dopo la morte di Ursula, Mazurek venne arrestato e portato in aereo ad Augusta, una città vicino a Hacking. I genitori di Ursula, che vivevano ancora nella stessa casa dell'Ammersee, erano stati informati pochi giorni prima dell'arresto imminente. Gli venne anche detto che potevano far parte del processo. Secondo il sistema giuridico tedesco, infatti, i parenti delle vittime di alcuni reati gravi possono unirsi formalmente all'accusa come Nebenklage o co-querelanti. Questo dà loro il diritto di prendere visione delle prove, richiedere testimoni e porre domande ai giudici. I genitori di Ursula non volevano avere a che fare di nuovo con gli orribili dettagli della morte della figlia dopo tutti quegli anni, così decisero di affidare al loro figlio maggiore il ruolo di co-querelante. Michael, che a quel tempo aveva circa 40 anni, insegnava religione e musica in una scuola secondaria femminile ad Augusta. Era un tranquillo padre di famiglia, ma anche uno che non si accontentava delle mezze verità, secondo quanto dicevano i suoi amici e conoscenti. Il processo cominciò nel febbraio del 2009 davanti a un tribunale gremito ad Augusta. Mazurek, descritto in un giornale come un gigante barbuto, sedeva di fronte a sua moglie, anche lei sotto processo come presunta complice del crimine. Quando lesse in aula una sua dichiarazione scritta lunga 20 pagine, Mazurek ribadì di essere innocente. «So di non essere stato certamente un buon cittadino, a volte scortese. Molti tenteranno di ritrarmi come una persona più cattiva di quella che in realtà sono, ma io non ho niente a che fare con questo crimine». L'accusa non ebbe difficoltà a trovare prove del suo pessimo carattere. La figlia e il figliastro di Mazurek avevano poche cose positive da dire su di lui come padre. Aveva anche avuto altri problemi con la legge, inclusa una condanna per frode nel 2004 per falsificazione di documenti. Poi c'era la storia del cane. Nel 1974 Mazurek tornò dal Festival della Birra e scoprì che il cane di famiglia, un meticcio di nome Susie, aveva rovesciato il bidone della spazzatura in cucina. Mazurek afferrò il cane e lo trascinò di forza nel congelatore del seminterrato. Il giorno dopo sua moglie dell'epoca, che a qualche tempo dopo avrebbe divorziato da lui, entrò nel congelatore a prendere della carne e scoprì che Susie era lì, congelata a morte. Durante il processo l'accusa presentò le prove indiziarie contro Mazurek. Aveva un movente perché era senza un soldo e possedeva un'officina con i mezzi necessari per costruire segretamente una scatola come quella in cui fu trovato il corpo della bambina. Quando Ursula scomparve, l'uomo era stato sorpreso ad ascoltare le comunicazioni radio della polizia e un pezzo di cuoio usato nella costruzione della scatola venne ricavato da una cintura di proprietà di qualcuno con un grosso stomaco, proprio come Mazurek. E nel 2007, dopo che la polizia perquisì la sua casa, fu rinvenuta una registrazione in cui l'uomo e un suo vecchio amico discutevano della prescrizione per il caso di Ursula Herrmann. Ma gli elementi chiave del caso dei pubblici ministeri erano la confessione revocata da Pfaffinger, che aveva scavato la buca su richiesta di Mazurek, e il registratore. L'accusa insistette affinché quella confessione fosse ammessa come prova agli atti. Come mostravano i vecchi file della polizia, la confessione di Pfaffinger era molto accurata e circostanziata. Aveva descritto il luogo di sepoltura nel dettaglio, dalle dimensioni della radura della foresta a quelle della buca. L'uomo descrisse con precisione anche le condizioni del suolo. L'investigatore capo della polizia nel 1982 era convinto che Pfaffinger lo avesse deliberatamente fuorviato durante la visita nella foresta, quando non riuscì a individuare dove fosse sepolta la scatola. Testimoniando in tribunale, lo stesso poliziotto descrisse l'uomo come un attore eccellente e un imbroglione. Il registratore era la prova più importante e controversa. Interrogato dalla polizia nel 2007, Mazurek affermò di averlo acquistato solo poche settimane prima in un mercatino delle pulci, durante una breve vacanza con sua moglie. Sfortunatamente per lui non riuscì a provare chi glielo avesse venduto e nessuno al mercato ricordava che un dispositivo del genere fosse stato in vendita quel giorno.
L'esperto di fonetica dell'accusa in aula dichiarò come nella registrazione delle richieste di riscatto si potevano sentire distintamente un paio di tic e ti, ovvero i pulsanti di un registratore a nastro che venivano premuti durante la registrazione del jingle. Quando in aula avviò la registrazione sul dispositivo, i suoni corrispondevano a quelli contenuti nel messaggio inviato ai familiari della bambina. Il perito concluse che era probabile che lo stesso registratore trovato a casa di Mazurek fosse stato usato nelle richieste di riscatto. Tirando le somme, nel marzo 2010 l'alto procuratore, durante la sua requisitoria davanti alla corte, ricordò che Ursula era stata sepolta viva in una cassa, rivelando il sangue freddo e la spietatezza dell'autore. I tre giudici e i due giurati furono convinti. Per loro Mazurek era colpevole e lo condannarono all'ergastolo. Sua moglie invece venne assolta per mancanza di prove. In tribunale tutti sembravano contenti che l'assassino di Ursula fosse stato finalmente arrestato. Tutti tranne una persona. All'inizio del processo, poche persone in tribunale avevano preso in considerazione Michael Herman, il fratello maggiore della piccola Ursula. Nonostante il suo aspetto stravagante, portava infatti i capelli grigi in una coda di cavallo e all'epoca sfoggiava anche sottili basette fino alla mascella, era il tipo di uomo che passava del tutto inosservato. Dopo essersi diplomato al liceo e aver studiato insegnamento ad Augusta, aveva aperto un negozio di musica vendendo strumenti e attrezzature, inclusi registratori a nastro. Si era sposato, aveva avuto tre figli e uno lo aveva adottato. Amava vederli crescere, vederli condividere il suo amore per la musica, trovare la propria strada nella vita. Le persone che sapevano cosa fosse successo a Ursula a volte chiedevano se Michael fosse in ansia per i suoi stessi figli, ma per qualche ragione non era così. Né aveva mai pensato di cercare lui stesso i colpevoli, quello era il compito della polizia. Sebbene si sentisse in pace nella sua vita privata, la morte di sua sorella gli sembrava ancora un cerchio non chiuso. Il processo e il suo status di co-querelante gli offrirono l'opportunità di chiuderlo. Mentre la maggior parte dei Nebenklage sono osservatori passivi in tribunale, Michael decise di prendere il suo ruolo molto più seriamente. Non avrebbe permesso che la sua famiglia fosse vittima una seconda volta. Prima dell'inizio del processo, con sorpresa dell'avvocato, Michael aveva richiesto il pieno accesso ai fascicoli del caso e nelle prime settimane lesse oltre 6.000 pagine, chiudendosi di notte nello studio di casa, incapace di smettere di leggere. L'immagine di Ursula era ancora forte nella sua mente, ricordava come la sua vivacità fosse anche cauta e a volte sensibile. Era turbata quando i suoi compagni di scuola si comportavano male con lei. Ma leggendo i rapporti della polizia si rese conto di aver dimenticato molti dei dettagli dei giorni orribili del settembre 1981. Anche il fatto che aveva aiutato Ursula a esercitarsi al pianoforte solo poche ore prima che venisse rapita. Era come se il suo cervello avesse in qualche modo cancellato quella parte della sua vita. Secondo Michael c'erano prove che portavano verso Mazurek, ma c'erano anche cose che lo preoccupavano riguardo all'accusa. Non riusciva a capire perché la confessione revocata di Pfaffinger fosse ora considerata plausibile quando era sempre stata respinta tanti anni prima. Dai file della polizia era chiaro che Pfaffinger aveva un serio problema con l'alcol. Durante la detenzione aveva affermato di soffrire di allucinazioni. Era anche incapace di svolgere qualsiasi attività manuale. Interrogata nel 2008, la sua ex moglie lo definì un ragazzo pigro che non avrebbe mai accettato di scavare una buca così grande. Inoltre, come per Mazurek, non c'era alcuna prova del DNA che collegasse l'uomo al crimine. Prima del processo la polizia riesumò il suo corpo, ma non trovò alcuna corrispondenza con i profili genetici che avevano scoperto alcuni anni prima. La cosa più preoccupante per Michael era il registratore. Grazie al suo background musicale sapeva molto di acustica e ingegneria del suono e non riusciva a capire come un registratore potesse essere collegato alle richieste di riscatto fatte tanti anni prima. Anche se il dispositivo Reel to Reel fosse stato utilizzato per registrare il jingle dalla radio come sosteneva l'accusa, i rapitori avrebbero comunque dovuto trasferire quella registrazione su un secondo dispositivo portatile, dal momento che le chiamate a casa Herman furono effettuate da telefoni pubblici.
Oltretutto, l'inquinamento acustico nella cabina e nella casa del rapitore avrebbero influenzato ciò che la polizia alla fine avrebbe sentito e registrato all'altro capo della linea telefonica. L'avvocato di Michael gli consigliò di non farne un grosso problema, ma Michael pensava solo a fare quello che gli sembrava giusto. Scrisse una lettera alla corte definendo la relazione dell'esperto del suono sul registratore incompleta e approssimativa. I giudici non presero bene il contenuto di quella missiva, ma per legge furono obbligati a leggerla in tribunale. Fu un intervento molto insolito e sensazionale. Un membro della squadra dell'accusa, niente meno che il fratello della vittima, era lì a perorare la causa della difesa. Quando fu annunciato il verdetto contro Mazurek, Michael rilasciò una dichiarazione in tribunale. «Non sono convinto della sua colpevolezza», disse, «ma nemmeno sono convinto della sua innocenza». Insomma, invece di chiudersi, il cerchio si era aperto ancora di più. 6 mesi dopo il processo, alla fine del 2010, Michael iniziò ad avvertire uno strano rumore ad alta frequenza nell'orecchio sinistro. Di notte il sibilo aumentava fino a svegliarlo e gli impediva di riaddormentarsi. Peggio ancora, lo tormentava spesso durante il giorno, soprattutto quando cercava di insegnare musica. Non aveva mai sperimentato l'acufene prima e pensava che potesse riguardare il processo. Lo psicologo nominato dal tribunale a disposizione per assistere i parenti delle vittime di reati lo visitò e convenne che lo stress del caso giudiziario poteva essere davvero la causa più probabile. Durante il processo Mazurek aveva inviato a Michael una lettera, non per ringraziarlo di aver messo in discussione le prove del registratore, ma per suggerire che in qualche modo si trovassero dalla stessa parte. Dalla prigione l'uomo continuò a scrivere e inviò persino una cartolina di Natale. Nel 2013 Michael finalmente gli rispose. «Sono stato sorpreso di ricevere una tua lettera perché ti è certamente chiaro che nonostante tutti i dubbi che ho sulla tua colpa ho notevoli riserve sulla tua persona. Se non sei il colpevole desidero ulteriori nuove intuizioni che tu possa essere riabilitato, ma se sei il colpevole vai all'inferno». A quel punto Michael era sempre più scettico sul fatto che Mazurek fosse davvero l'assassino di Ursula. Dopo la fine del processo continuò a tornare tutte le notti con il fiato sospeso sui fascicoli del caso che aveva archiviato sul computer, disponendo meticolosamente tutte le prove in cartelle. Aveva messo a dura prova il suo matrimonio, si era separato dalla moglie nel 2012 ma non poteva lasciare il lavoro a metà. Sentiva di dover cercare la verità per i suoi genitori, per se stesso e anche per il pubblico tedesco. «Ciò che mi spinge è l'etica, fare ciò che è moralmente giusto», disse in un'intervista. Nel 2013 pensò di intentare una causa civile chiedendo 20.000 euro di danni a Mazurek per aver causato il suo acufene. Era in realtà uno stratagemma legale poiché Mazurek avrebbe difeso il caso sulla base del fatto che era stato condannato ingiustamente e quindi non poteva essere considerato responsabile. Il tribunale avrebbe dovuto riconsiderare i fatti del processo penale prima di giungere a una conclusione. Secondo Michael sarebbe stata un'opportunità per avvicinarsi alla verità. I giudici sapevano cosa stava succedendo ed erano molto contrariati, dichiarò in seguito Joachim Feller, avvocato di Michael dal 2012. La corte decise di far visitare Michael da uno psichiatra indipendente affinché esaminasse l'uomo e decidesse se il suo acufene fosse stato causato dal processo. Dopo la conferma dello psichiatra, il caso andò avanti per più di 2 anni fino al 2016. A differenza del processo penale, dove l'attenzione dei media era concentrata su Mazurek, ora era tutta su Michael. Si trovò a dover spiegare ai suoi allievi nelle sue lezioni di musica e religione che lo conoscevano come un insegnante riservato e gentile, perché continuavano a vedere la sua faccia sui giornali e in TV. Portò i giornalisti a Eking e nella foresta dove era stata rapita Ursula. Anche così, a parte la famiglia e gli amici stretti degli Herman, pochi capirono perché stava portando avanti il caso. Era diventata quasi un'ossessione per lui. Durante il processo civile divenne chiaro che non era l'unica persona a dubitare del verdetto originale. A comparire per la difesa c'era un fisico in pensione ed esperto di suoni dilettante di nome Bernd Heider, che aveva costruito il suo primo registratore da zero negli anni 60.
Ricordava bene i fatti del rapimento di Ursula, anche se non aveva mai sentito parlare di Masurek prima del suo arresto. Haider aveva seguito il processo del 2009 sui media e, come Michael, era molto scettico riguardo alle prove del registratore. In seguito prese in prestito un dispositivo simile, si impadronì delle registrazioni delle richieste di riscatto e cercò di vedere se era possibile replicare le scoperte dell'esperto di fonetica. Dopo un anno di test concluse che era impossibile stabilire una connessione tra il registratore in possesso di Masurek e quello usato dai rapitori. Verso la fine della causa civile, Michael trovò un'altra alleata a sostegno della sua tesi. A Londra, un'accademica tedesca di nome Barbara Zipser aveva letto un articolo online sui suoi sforzi per arrivare alla verità. Zipser era una bambina in Germania quando Ursula fu rapita e ricordava bene l'orrore che aveva provato allora. La donna lavorava come profiler linguistico all'Università Royal Holloway di Londra, dove utilizzava moderne tecniche di profiling per identificare gli autori di antichi testi medici greci. Zipser decise di confrontare le lettere inviate dai rapitori con i campioni della scrittura di Masurek, che Haider aveva pubblicato su internet. Analizzò nel dettaglio le parole usate e lo stile di scrittura. Concluse che chiunque avesse scritto quelle lettere era ben educato. A lei sembrava si trattasse di un madrelingua che fingeva di essere uno straniero, scrivendo in un tedesco stentato. La sua opinione trovò delle conferme quando andò a incontrare Michael in Germania e trascorse molte ore a esaminare i fascicoli del caso con lui. Per alcuni anni, dopo il processo penale, Michael considerò Masurek colpevole al 50%. Ora aveva moltissimi dubbi in più. Nell'agosto 2018 la causa civile si è conclusa e il tribunale ha ordinato a Masurek di pagare a Michael 7.000 euro per aver causato il suo acufene. Non era quello che lui si aspettava. Per arrivare alla decisione, infatti, i giudici hanno dovuto prima concordare con il tribunale penale che Masurek, insieme a un complice non identificato, era proprio l'uomo che aveva rapito Ursula. In una recente lettera aperta allo Stato bavarese e ai media, Michael ha scritto: "Il destino di mia sorella è rimasto con me per tutti questi anni e fino ad oggi non è chiaro chi sia stato effettivamente responsabile della sua morte." Può essere che il sistema legale di Augusta non sia effettivamente interessato a risolvere il caso di mia sorella Ursula Herman. Se la Corte decide di mettere il proverbiale coperchio, dovrebbe essere ben consapevole che non si può nascondere la verità. Nel frattempo, dalla sua cella di prigione nell'estremo nord della Germania, Masurek sta ancora cercando di riabilitare il suo nome. L'uomo ha assunto un investigatore privato per rintracciare la persona che gli avrebbe venduto il registratore nel 2007. Michael a questo punto conosce benissimo il materiale del caso, ha dedicato molte più ore di ricerca rispetto a qualsiasi avvocato della difesa o dell'accusa, e quando parla è con la precisione e il distacco di un investigatore speciale piuttosto che di un parente. Suo padre è morto diversi anni fa e nel 2016 sua madre si è trasferita dalla casa di famiglia nel villaggio ad Augusta, ma il suo fratello Hans, il surfista, vive ancora nella casa insieme a due rifugiati siriani che hanno affittato il piano inferiore. Come sua sorella maggiore e la loro madre, Hannes non ha mai parlato con i media della morte di Ursula. Nel corso di una recente intervista Michael ha parlato del cavo del campanello, ovvero la bobina di filo di rame isolato, lunga 140 metri, che i rapitori avrebbero usato come sistema di allarme. Sebbene la polizia avesse notato il filo durante la ricerca di Ursula, ha appreso del suo significato solo più di un anno dopo, quando gli investigatori hanno visitato il collegio privato di Schondorf per parlare con gli studenti del caso. Due di loro si sono fatti avanti dicendo che 7-8 mesi dopo il rapimento, mentre inseguivano un gufo nella foresta, avevano trovato il cavo della campana infilato tra gli alberi vicino al sentiero in riva al lago. I ragazzi poi hanno fatto una cosa molto strana, hanno preso il filo, lo hanno misurato sulla pista di atletica della scuola e poi lo hanno tenuto nel loro dormitorio in una scatola chiusa a chiave, fino alla visita della polizia. Esaminando il filo, gli investigatori si sono resi conto che doveva essere stato utilizzato durante il rapimento di Ursula. Mentre uno dei rapitori aspettava la vittima, l'altro presumibilmente faceva da vedetta più avanti, lungo il sentiero, con il dito su un pulsante che avrebbe acceso una lampadina o fatto suonare un cicalino all'altra estremità del filo.
Michael crede che il cavo sia una delle prove chiave che potrebbero aiutare a identificare i veri rapitori. Oltre a cacciatori, corridori e ciclisti, anche gli alunni del collegio conoscevano bene la foresta. Eppure sembra che a nessuno di loro siano state rilevate le impronte digitali al momento dell'indagine. Un altro indizio suggerisce il possibile coinvolgimento di giovani nel rapimento. In uno dei fumetti trovati nella scatola dove è stato rinvenuto il corpo di Ursula, uno dei personaggi principali guida una Fiat 600, l'auto menzionata nella richiesta di riscatto e che era rara in Germania all'epoca. Questo fa sospettare che i rapitori potrebbero aver letto il fumetto. Alla fine del 2018, nel tentativo di riaprire il caso, Michael ha presentato un dossier di tutte le sue nuove prove e teorie all'ufficio del procuratore di Augusta. Ad aprile, Matthias Nicolai, portavoce del pubblico ministero, ha riconosciuto che molte persone avevano ancora dubbi sul verdetto nel processo penale, ma ha insistito sul fatto che i giudici erano arrivati alla decisione corretta nel 2010 e che era definitiva e assoluta. Ad agosto del 2018 questo è diventato ufficiale quando l'ufficio del pubblico ministero ha annunciato che non avrebbe riaperto il caso. Il 15 settembre del 2021 è stato il 40° anniversario del rapimento e della morte di Ursula. Come hanno sempre fatto negli ultimi anni, Michael, insieme ai suoi due fratelli e sua madre, si è recato al cimitero di Hechingen, dove è sepolta la bambina. Solo loro quattro, nessun altro. Lì hanno ricordato la bambina che una sera d'estate lasciò la casa del cugino con la sua bici rossa e non tornò più a casa.